Banche venete ed azioni di responsabilità verso i vertici che l'hanno portata al disastro attuale. Meno di una settimana fa il premier Renzi a Treviso rispondeva così al punto di una risparmiatrice di Veneto Banca. Io ho detto, spero che si faccia azione di responsabilità il prima possibile. E per chi credeva che questo avrebbe restituito qualcosa ai risparmiatori, oggi dal coordinamento Don Tort è arrivata la doccia gelata. L'azione di responsabilità è un'altra chiacchiera del tutto ininfluente per quel che riguarda i risparmiatori veneti. Dal punto di vista strettamente monetario, dall'azione di responsabilità ai risparmiatori verrà pochissimo, perché noi risparmiatori in questo momento rappresentiamo meno del 2%. Quindi i soldi ricavati dalle azioni di responsabilità andranno a ingrassare ancora una volta il Fondo Atlante e non i risparmiatori. Altro punto di contrasto con il Premier è legato alla commissione d'inchiesta sui dissesti delle banche italiane, per le quali da oggi le associazioni dei risparmiatori hanno indetto una raccolta di firme. Noi non siamo fortemente interessati a che cosa è accaduto in Monte di Paschi, in Unicredito, né altre banche italiane. Quello che ci interessa e quello che ha provocato un danno spaventoso è quello che è successo all'interno delle due banche popolari venete, e su queste noi chiediamo la commissione parlamentare d'inchiesta. Certo che guardando alla presenza di oggi in piazza Montebellone, soprattutto gli sguardi di chi seguiva l'incontro a distanza, la sensazione di sconforto e di stanchezza era più che palpabile. Secondo me è che la gente ormai, presa lo sconforto, vi stia un po' abbandonando. No, non ci sta abbandonando. Noi adesso con questa iniziativa raccoglieremo tutte le persone che sono sconfortate, ma non certo per colpa nostra, per colpa della politica. E la prima firma per una commissione specifica sulle banche l'ha messa proprio Don Torta. La gente adesso comincia a arrabbiarsi e sono contento, nel senso che l'indignazione sta crescendo, perché si stanno accorgendo della malversazione, del furto, della criminalità che è stata organizzata, che lo Stato si muova, perché è ora che si assuma le sue responsabilità.